Ho letto nei giorni scorsi sui giornali un articolo in cui si parlava di femminile sovraesteso. Mi sono chiesto, ma cosa vuol dire femminile sovraesteso? Sono andato ad approfondire un po' la cosa. A leggere qualche articolo, io ho trovato questo. Anzitutto il caso sollevato, che ha sollevato polemiche alla Università di Trieste. Tutte le cariche dell'Ateneo sono state declinate al femminile, ribaltando ciò che accade nella lingua italiana. Allora, che cos'è il femminile sovraesteso? È il contrario di ciò che come consuetudine si usa, ripeto, nella lingua italiana. Ovvero, declinare al maschile sottoinsieme o gruppi in cui esistono anche donne. Un esempio. Paolo Rossi, Maria Bianchi e Carlo Verdi, se citate tutti insieme in un discorso, vengono definiti professori. No, lo diciamo anche noi, no? Quando ci sono due parole, uno al maschile e uno al femminile, decliniamo l'insieme al maschile. Oppure usiamo, no, così l'espressione uomo per dire l'essere umano, no? Uomo e donna. Vabbè. Quindi vengono definiti professori anche se Maria Bianchi, faccio un esempio, no? Di un nome, è una donna. Diciamo medico, anche se la donna, anche se è donna. Lo stesso accade per singole persone. Si usa dire il presidente, no, notiamo, no, quello che ha fatto Meloni, addirittura, colmo, o il rettore anche quando si tratta di una donna. E appunto il cosiddetto maschile sovraesteso, no? Esteso sovra tutti, che si estende, no? Ecco, anche applicandolo alle donne. In tempi in cui l'inclusività diventa un tema sensibilissimo, no? Come questi tempi. Soprattutto negli Atenei, ecco che l'Università di Trento fa il contrario, ovvero declina al femminile anche le cariche ricoperte da maschi. Il rettore diventa dunque la rettrice, anche se il rettore è un maschio. Si tratta di un atto simbolico per dimostrare parità. A partire dal linguaggio dei nostri documenti, dice il rettore Flavio De Florian, il femminile sovraesteso è stato applicato al nuovo regolamento dell'Ateneo presentato nei giorni scorsi. Il rettore, leggendo il documento con le nuove regole, ha spiegato di essersi sentito escluso come uomo, provando per la prima volta quello che le donne provano quasi quotidianamente leggendo documenti con il maschile sovraesteso. Del resto, l'università si era impegnata in maniera precisa ad applicare un linguaggio non discriminatorio. Tu sei donna, devi essere chiamata come donna. Tu sei uomo, devi essere chiamato come uomo. E allora, per ribaltare questo, è passato, no, a contrapporre al maschile sovraesteso un femminile sovraesteso. Da qui la scelta certamente rivoluzionaria e non esente da polemiche, quelle che si sono da subito scatenate sulle pagine social dell'Ateneo. C'è chi sostiene l'iniziativa dell'Ateneo, ma molti sono i commenti di biasimo. Troppo aberrante questa decisione di volgere i nomi al femminile, così no, è stato commentato, priva di alcun senso logico e assurdo sotto ogni punto di vista. Non so se è stato chiaro, però vorrei anche un po' dire la mia, no?
Ecco, io l'ho sempre detto, non condivido mai questa maniera di fare da parte del femminismo o delle femministe, no? Ecco, voler riprendersi, no, il potere prima occupato dal maschio, riprenderlo, no, da parte delle donne. Se potere è potere. Se è sbagliato una parte e può diventare sbagliato dall'altra parte, no? Contrapporre. Arriva la donna così, diventa, non so, presidente o sindaca, no? Diciamo così. E allora quasi si vendica, rivendica in un modo eccessivo, no? Quello che prima era stato tolto. Questa è una maniera sbagliata. Ognuno deve rivendicare i suoi diritti, i suoi doveri in quanto maschio, in quanto femmina, secondo me. Quindi questo contrapporre un femminile sovrasteso al maschile sovrasteso è una maniera veramente, secondo me, sbagliata. Direi di più. È chiaro che oggi anch'io devo stare attento a dire l'uomo, ecco, in questi tempi, ma intendendo sempre l'uomo come l'essere umano, no? Quindi maschio e femmina, però l'uomo, uno, già la donna si comincia a irritarsi. E allora, vabbè, una certa attenzione di linguaggio, è chiaro, ci vuole anche, è anche giusto usare il linguaggio veramente anche in senso corretto, dando il significato, no? Ecco, vero. Però a questo punto qua, io dico, ma dove arriviamo? Dove arriviamo? Anche a prendere l'essere, l'essere, no, che termine è maschile o femminile, vabbè, non cadiamo nel ridicolo. Applicando la maschera, l'essere è essere, non è né femmina né maschio. E quindi, quando dico che no, la mistica proprio riscopre l'essere, la sorgente del nostro essere interiore, no? È l'essere essere, è spirito. L'espirito non è un corpo, non è maschio e femmina. Quindi quando io parlo di grembo femminile in quanto essere, va bene, è per applicare, no? Ecco, il concetto di maternità. Quindi anche qui attenzione, è chiaro che una parola devo usare, grembo, femminile, anche se no, quella persona è un maschio. E poi non diciamo le solite stronzate, che il potere è sempre stato maschile, patriarcato, ma leggiamo bene la storia, quante donne importanti che hanno anche condizionato la storia. Ecco, nel campo delle donne, anche nei santi, adesso non sto qui a fare dei nomi, Santa Caterina da Siena, da Genova, e pensate anche Margherita Poretti, una santa, eccetera, no? Vabbè. E tanti altri. Anche nel campo politico, ecco, nel campo politico, già nell'Antico Testamento, Giuditta, Ester, nomi insomma importanti. Vabbè, adesso lasciamo perdere questo aspetto, no? Ecco, ma questa maniera anche, io dico io, queste femministe che adesso rileggono il Vangelo, la Bibbia, rileggono soprattutto il Vangelo dal punto di vista femminile, ma è sbagliato. Io non penso che Gesù Cristo, no? E poi va bene, lasciamo perdere, lì sarebbe lunga la discussione perché ha scelto 12 apostoli che sono maschi e poi ha stabilito la Chiesa sulla pietra che è Pietro, che è un maschio, gerarchia maschile, via. Lasciamo stare perché poi la Chiesa se è diventata maschile, no? Maschilista, non è per colpa di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha inventato il cristianesimo e non la religione cattolica. Ma questa maniera di voler rileggere il Vangelo alla luce della donna, ma dico, ma vi rendete conto che già la presenza delle donne
Ma cavoli, basta leggere il Vangelo, c'è il gruppo di donne che seguiva Cristo che non l'ha mai abbandonato e sotto la croce i maschi sono scappati tutti, sono rimaste le donne. Va bene, ma questo dico, è il Vangelo che è chiaro. Ma pensate alla Maddalena. La Maddalena, una figura stupenda di donna, il rapporto tra Maddalena e Gesù Cristo, un rapporto mistico. Veramente straordinario, appare per primo la Maddalena, che poi le donne allora non erano considerate, non potevano neanche, ecco, così testimoniare nei tribunali perché la parola della donna non contava. E la testimonianza della risurrezione è stata affidata a una donna. Ma dico, basterebbe questo, senza star lì, no, a esagerare. A rileggere tutti i termini, ma vanno intesi così, anche nei Vangeli ci sono i termini, no? Ecco, che riguardano, no? Il maschile sovraesteso, ma scherziamo, non esageriamo. Io dico, ma ci vuole semplicità d'animo anche nella fede, no? Vabbè, nel leggere la Bibbia, semplicità d'animo, senza cadere nei soliti, no? Contrapposizioni maschile e femminile, ma leggiamo così con la fede più profonda che la cosa, che poi la fede riguarda lo spirito, no? Quindi che non ha sesso, non è né maschio né femmina. Ecco, ho detto la mia, ma certo che il discorso qui andrebbe, no? Ecco, richiederebbe troppo tempo, ma smettiamola da questo femminismo sbagliato oggi, poi cosa succede? Succede che quando una donna prende il potere, finalmente, diciamo noi, la prima donna che è diventata presidente, no? Ecco, del consiglio, la Meloni, si va a chiamare il presidente. Assurdo. E ma quante donne, anche oggi, ma dove sono le donne al potere? Prendono in mano il potere, perdono la testa e diventano maschi nella mentalità. Ma è una cosa assurda. Tu donna devi sempre rimanere donna. Tu uomo sempre uomo, nel vero senso, no? Nei tuoi valori. Poi è chiaro che bisogna non guardare ecco, l'aspetto maschile, l'aspetto femminile. Tu sei un essere, che non è né maschio né femmina, è spirito. È l'importante, la cosa importante. Altrimenti sono sempre quelle contrapposizioni, quelle rivincite sbagliate, sbagliate. No, la donna che dice adesso io prendo il tuo posto, e ora che io prendo il tuo posto, è sbagliato questo concetto. Come è sbagliato le quote rosa, sono sbagliate. No? Ci deve essere la presenza delle donne in modo uguale, ma stico male. Se io devo fare una lista, no? In occasione delle elezioni amministrative non trovo una donna, no? Sono obbligato a mettere dentro le donne, oppure viceversa, se trovo in un paese tutte donne brave, se si impegnano, no, perché devo prendere i maschi, no? Ma scusa, ma è veramente cose ridicole, ridicole. Pensiamoci almeno questo, no? Andiamo al di là di queste contrapposizioni maschile o femminile, che poi sia una maniera anche per far riflettere, mi sta anche bene le provocazioni, no? Ecco, la provocazione di questo Ateneo di Trento, sì, serve a far riflettere, e poi basta, e poi smettiamola di cadere nel ridicolo.